Come utilizzare l'app LG ThinQ e configurare il Wi-Fi nei frigoriferi LG. L'applicazione LG ThinQ ti consente di comunicare con il tuo frigorifero LG abilitato Wi-Fi utilizzando il tuo smartphone. Si prega di notare che questa funzione è disponibile solo sui modelli di frigorifero con Wi-Fi. Prima di utilizzare l'app LG ThinQ, utilizzare lo smartphone per verificare la potenza del segnale della rete Wi-Fi vicino al frigorifero. Se la distanza tra il router e il frigorifero è eccessiva, il segnale può diventare debole. E la registrazione potrebbe richiedere molto tempo o non riuscire a installare l'applicazione. In questo caso, avvicinare il router al frigorifero o chiedere al provider di servizi internet di aggiornarlo. Se il segnale è buono, spegnere i dati mobili o i dati del cellulare sullo smartphone e collegarlo al router. Tenere presente che il frigorifero LG supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Quando si crea il nome della rete wireless, o SSID, dovrebbe essere una combinazione di lettere e numeri. Non usare caratteri speciali. Installare l'applicazione LG ThinQ. L'app LG ThinQ supporta smartphone Android e iOS. Sullo smartphone, abilitare la rete wireless, 3G o 4G, e il Wi-Fi. Cercare l'app LG ThinQ dal Google Play Store o dall'Apple App Store sullo smartphone. Quindi seguire le istruzioni per scaricarlo e installarlo. Connessione al Wi-Fi. Il pulsante Wi-Fi, se utilizzato con l'app LG ThinQ, consente al frigorifero di connettersi a una rete Wi-Fi domestica. Registrazione iniziale dell'apparecchio. Eseguire l'app LG ThinQ e seguire le istruzioni nell'app per registrare il frigorifero. Per registrare nuovamente il frigorifero o un altro utente, tenere premuto il pulsante Wi-Fi nell'app LG ThinQ per 3 secondi per spegnerla temporaneamente. Avviare l'app LG ThinQ e seguire le istruzioni nell'app per registrare il frigorifero. Cosa si può fare con l'app LG ThinQ? L'app LG ThinQ offre un'esperienza più personalizzata, basata sull'analisi dei modelli di utilizzo del frigorifero, e offre una serie di funzioni intelligenti. Smart Sabbath, questa funzione non è attiva in tutti i prodotti LG. Il monitoraggio energetico tiene traccia del consumo energetico del frigorifero e del numero di aperture degli sportelli. Il telecomando controlla la temperatura del frigorifero, il filtro dell'aria fresca e la funzione Ice Plus dall'app dello smartphone. I messaggi push possono essere attivati in modo che se lo sportello del frigorifero rimane aperto per più di 10 minuti, si riceverà un messaggio di avviso. E quando Ice Plus sarà terminato, si riceverà un messaggio. Smart Diagnosi fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi con il frigorifero in base al modello di utilizzo. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.